Per massimizzare i tuoi risultati, sviluppa delle strategie. Da un certo punto in avanti, devi essere professionale, devi avere delle strategie, devi. Se la parolina devi ti dà fastidio, allora non sei professionale. Perché le cose vanno fatte. Se non ti piace neanche la frase le cose vanno fatte, vuol dire che vivi sull'onda della spontaneità, che fai le cose perché ti hanno chiamato di qua, ti piaceva, ti hanno chiamato di là, ti piaceva, ti hanno chiamato di su, ti hanno chiamato di giù. E cosa hai concluso? Niente. Perché andavi di qua, andavi di là, andavi su, andavi giù e non eri mai al centro di te stesso. Stai al centro della situazione. Per massimizzare i risultati devi sviluppare delle strategie. Quindi stai di fronte, anche se non ti piace, stai di fronte, anche se c'è l'ostacolo, stai di fronte, anche stai di fronte, ma stai di fronte. E con la strategia apri la strada che ti porta all'obiettivo. Questo è il punto. Finché non arrivi a questo atteggiamento di avere una strategia, non arrivi al punto. Finché tu fai le cose perché spontaneamente ti vengono, non arrivi al punto. Se vuoi cucinare bene, devi studiare. Se vuoi fare sport, devi allenarti. Se vuoi avere una bella relazione di coppia, devi coltivarla. Invece, se cucini così perché ti è una volta piaciuto un panino che hai visto, cioè non lo sai, non sei uno chef. Né mai hai visto una persona che ti ha sorriso, allora pensavi che magari non sei un partner. Strategia. La realtà è complessa. Vivendo la complessità della realtà cambia, alcuni elementi appaiono, altri se ne vanno, diminuisce l'efficienza tua fisica, varia la tua capacità di rispondere. E questo succede simultaneamente su più fronti. Perciò ti serve una strategia per amministrare simultaneamente questi elementi e raggiungere il risultato. Fino a un certo punto questo non ti sembra evidente, perché vivi a un livello molto basso. È un po' come se tu vedi una montagna e dici voglio fare lo scalatore. Bene, ma lo dici mentre passi in auto? Sotto la montagna. Sì, passando tante volte per quella strada e ripetendo il pensiero voglio diventare uno scalatore, succederà che un giorno fermi l'automobile, scendi dall'automobile, cominci a muovere il tuo corpo fisico, quindi vai verso la montagna, quindi non sei più un automobilista. Ma sei nella condizione di uno che potrebbe diventare uno scalatore perché sei fuori dall'automobile, sei lì, stai camminando, stai andando verso la montagna, ma sei ancora nella parte pianeggiante. Per scalare la montagna devi diventare alpinista. E ti serve una strategia. Quello che facevi prima in automobile non funziona. Non è che tu facendo questo movimento del volante scali la montagna. Dici, ma questo mi viene facile, ho la patente. Hai la patente, ma non basta. La patente di alpinista è un'altra cosa. Allora, per centrare i tuoi obiettivi, per massimizzare i risultati, devi sviluppare le strategie. Questo è il discorso. Altrimenti rimani sempre nel livello dell'impreparato, dell'approssimativo e a quel livello incontri persone impreparate, approssimative. Se le ascolti, poi ti convinci che le montagne non esistono e che non si può uscire dall'automobile perché tutti facciamo questo movimento, perché tutti abbiamo la patente. Ecco, fai attenzione. Non entrare nella trappola della mediocrità inconcludente di tutte le vittime. Lasciali perdere. Via, via, via le vittime. Piuttosto,
Per massimizzare un risultato devi sviluppare una strategia adeguata, quindi ti prepari. L'entusiasmo iniziale serve per farti uscire dalla condizione dove sei, poi ti serve la disciplina. Disciplina è una parola che contiene la stessa radice di discepolo, di discernere, cioè capire, imparare. Puoi fare tutto quello che riesci a pensare attivando le strategie che servono e che funzionano. Questo è il punto. Allora, per ottenere veramente ciò che vuoi, devi massimizzare la tua prestazione. Ti serve formazione, ti serve addestramento, ti serve l'esercizio quotidiano per diventare ancora più abile. Sempre. Fa parte del gioco. Magari adesso ti sembra difficile, antipatico, perché non sei allenato, perché stai ancora dentro l'automobile e vedi la montagna là in alto. Invece, posteggia l'automobile, esci dalle tue abitudini. Se capisci che scalare la montagna ha valore, è vitale, rappresenta una tappa nel progresso tuo che ti valorizza e che rende migliore la vita delle persone, allora impara la strategia che ti serve per scalare la montagna e per raggiungere qualsiasi obiettivo. Funziona così, mettici impegno. Non sai come fare? Chiedimi un consulto, visita il mio sito, scarica i materiali, attiva la strategia vincente. Per massimizzare i risultati, devi attivare la strategia opportuna.